Abbiamo adesso, prima di cominciare normalmente il programma, abbiamo un collegamento istituzionale perché il Comune di Roma ha lanciato dei nuovi gadget, sta lanciando dei nuovi gadget per il Natale e ci chiede di parlarne, noi naturalmente diamo spazio volentieri, andiamo a collegarci con il Campidoglio dove c'è in collegamento il Sindaco di Roma Gianni Alemanno. Sindaco! Pronto! Allora, non diciamo fesserie! Ecco, non diciamo! Roma capitale, capo mondi! Sì! La Roma di Ponzio Pilato ha messo in piedi gadget bellissimi. Belli. Ah, Polverini dentro una palla che va contro Mavia e Corso, 130 all'ora 10 centimetri senza prendere alcuna multa. È straordinario, vedi? Gadget, cioè dentro la palla di vetro. E poi le palle sulla piramide può far diventare puntata di Roma. Sì. Ah, dai. La Roma di Mesto Prepuzio che tutti conosciamo. No, ma tutti conosciamo. Non dica queste parole. Il Colosseo con le facce dalle mani che ogni ora fanno cucù all'arma pozione civile da 5 centimetri. Sì, benissimo. I gadget del giocattolo, la pista sci a Torpagnotta, la pista a Fonda, a Borgata Finocchio, il cannone Sparanera, Prestino, slalom a Casal Lombrosa, la fossa olimpica sulla Cassia Bis. Bene. E poi il bellissimo gioco a Roma a Capotmondi. Sì. Un Monopoli che parte al Campidoglio, passi nella Roma di Castro Vittorio, la Roma in marcescibile di Pomo d'Adamio, di Serbo Rancorio, poi a Malagrotta te fermi per due turni. Sì. Sul raccordo aulare, neve a 32 grandi centimetri, fermo per 7 ore. È una tragedia. Non diciamo fesserie, chi arriva primo vince il pupazzo, la persona impresentabile Gabrielli. Se non giocate chiamo esercito. Grazie al Sindaco Alemanno. Ci sarà da divertirsi in queste festività nella capitale. Grazie. Splendido. Davvero splendidi gadget della città di Roma.